Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Orlando dice: alternativa al governo Conte, Renzi ha molta fantasia, non vedo altre maggioranze. Passo falso l'attacco del Movimento 5 Stelle alla Lombardia. Renzi ha molta fantasia, in Parlamento non vedo altre maggioranze, dunque c'è solo questo governo. Risponde così il vice segretario del PD, Andrea Orlando, ospite di Lilli Gruber a 8:30 sulla 7, alla dichiarazione del leader di Italia Viva, secondo cui sarebbe possibile trovare una nuova maggioranza e quindi un nuovo esecutivo in un quarto d'ora. Orlando ha commentato anche l'intervento del deputato del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi, che in aula ha criticato fortemente la gestione dell'emergenza coronavirus da parte della classe politica lombarda. Roma, il Movimento 5 Stelle prepara la ricandidatura della Raggi, il percorso a ostacoli tra opposizione interna e le mosse del segretario PD Zingaretti. Il reggente pentastellato Vito Crimi ha dato per scontate le conferme delle prime cittadine della capitale e Torino anche, ma all'interno del movimento capitolino c'è chi vorrebbe un confronto aperto o le primarie a cui potrebbero partecipare i big grillini, proponendo il nome della mini sindaca del Tuscolano Monica Lozzi. Intanto il Partito Democratico è alla ricerca di un candidato forte. Si fanno i nomi di Enrico Letta, David Sassoli e Dario Franceschini. Lavoro, la Jabil annuncia il licenziamento di 190 dipendenti a Marcianise nonostante il divieto. I sindacati dicono intollerabile e illegale. Pensavamo che la multinazionale USA avrebbe usato le altre 5 settimane di cassa integrazione previste dal decreto rilancio. Spiega così Fabio Palmieri della FIOM CGL. Invece ci hanno comunicato che i vertici USA vogliono licenziare nonostante il provvedimento lo vieti. La nota unitaria, scrivono, governo intervenga subito, precedente inammissibile. A giugno 2019 erano stati dichiarati 350 esuberi, nel frattempo 160 lavoratori hanno accettato l'esodo volontario. L'azienda ha detto risultato deludente. Felice ha impastato, il figlio Giovanni dice, film su mia madre è una sfida culturale, in questo momento abbiamo bisogno di fare antimafia. Venerdì 22 alle 21:20 su Rai 1 andrà in onda il film dedicato alla madre del militante di Democrazia Proletaria, ucciso da Cosa Nostra. Il fratello ha detto: voglio dimostrare che quando agli italiani si propone un prodotto valido in prima serata c'è una buona risposta. USA, Genro, il segretario postumo sulla conversione pro-life della donna simbolo dell'aborto negli Stati Uniti, dice: mi hanno pagata. Jane Rose è stato lo pseudonimo di Norma McCorvey, morta nel 2017. In suo nome si combatté alla Corte Suprema la causa Roe contro Wade, che riconobbe il diritto all'aborto negli Stati Uniti. Vittima di abusi e con problemi di alcol, dopo la sentenza diventò una cristiana rinata, militante di Operation Rescue, il maggiore gruppo antiabortista USA, ma in un documentario girato poco prima di morire ha rivelato: è stato teatro, sono una buona attrice, l'aborto è una scelta. Notizie da Napoli e dalla Campania. Abbonamenti trasporti inutilizzati per Covid, come ottenere il prolungamento? Dal 1 giugno prossimo sarà possibile richiedere il ristoro per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale inutilizzati causa emergenza Covid. A renderlo noto è il presidente della Commissione Comunale Trasporti e Infrastrutture di Napoli, Nino Simeone. Autoscuole, nuova protesta davanti alla motorizzazione civile di Napoli, tornano di nuovo a protestare i titolari delle autoscuole della Confarca, che si sono dati appuntamento anche oggi e venerdì 22 maggio alle ore 9 davanti alla sede della motorizzazione civile di via Argine a Napoli, ma assicurano che non ostacoleranno le attività degli uffici ministeriali. Lutto per il giornalismo campano, si è spento a 45 anni Carmine Alboretti. E lutto nel mondo del giornalismo napoletano, a soli 45 anni si è spento la scorsa notte per arresto cardiaco Carmine Alboretti. Lascia la moglie e il figlio di 7 anni.
Notizie da Treviso e dal Veneto. Castelfranco, ladro avvelena e uccide una cagnolina per rubare una bici. Aisha Pincher, di 8 anni, è stata trovata morta al mattino. Il padrone ha detto: gliel'avrei data io quella bici, ma potevano lasciare in vita la mia piccola. San Biagio ha conosciuto pizzaiolo stroncato da un infarto. La celebre pizzeria lungo la Postumia perde il suo gestore Max Silvestri, 53 anni, lascia la moglie e due figli, il dolore degli amici e dei tanti clienti sui social. Tazzina di caffè a 1,30 euro, succede anche questo, ma sono casi isolati, tante le promozioni. La Federazione Pubblici Esercizi dice che l'indicazione è di non aumentare per favorire la ripresa, intanto i costi sono saliti. Spaccio di eroina e cocaina, 13 arresti dei carabinieri tra Friuli e Veneto, 8 arresti eseguiti in flagranza nei giorni scorsi, mentre le misure cautelari eseguite hanno portato alla chiusura in carcere di 2 persone, mentre altre 3 sono state poste agli arresti domiciliari, una è soggetta all'obbligo di dimora nel comune di residenza. Club 27 chiuso per ignoranza, i titolari dicono rispettate le regole. Mercoledì 20 maggio i gestori del locale di Castelfranco Veneto hanno deciso di chiudere 4 ore prima del solito per dare un segnale forte ai clienti, invitandoli a rispettare le norme. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Si aggira con la mazza al Città Fiera, una guardia del corpo vigile notturna è scesa dall'auto e ha visto una donna armata di un tubo di ferro lungo circa 1 metro. Strano episodio appunto a Martignacco, una donna infatti è stata notata a girarsi con un grosso tubo di ferro. Durante il servizio di vigilanza al centro commerciale Città Fiera di Martignacco, infatti ieri sera, giovedì 21 maggio, una guardia giurata del corpo vigili notturni regolarmente in servizio si è accorta che sul retro del supermercato Lidl c'era qualcuno all'interno di un deposito. 2 denunce per spaccio di eroina e cocaina, una 22enne con precedenti di polizia e un 24enne noto come assuntore sono stati fermati dalla polizia di Trieste. Una 22enne con precedenti di polizia e un 24enne noto come assuntore sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Trieste per detenzioni a fini di spaccio di cocaina ed eroina. I 2 sono stati notati dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Trieste mentre facevano rientro dalla zona di Via Flavia di Stramare verso il centro città. Infortunio sul lavoro a Fagagna, un operaio è rimasto schiacciato accidentalmente da una rotoballa di fieno in un'azienda agricola. Un infortunio appunto nel pomeriggio di ieri in un'azienda agricola di Fagagna, un operaio di 26 anni è rimasto schiacciato accidentalmente appunto come dicevamo da una rotoballa di fieno caduta dall'alto in un capannone. Vendono farmaci anti-Covid, oscurati 14 siti internet, offrivano illegalmente anche clorachina e idrossiclorachina. Operazione del NAS di Udine, i carabinieri della sezione analisi del reparto operativo dei NAS di Torino e Udine, in collaborazione con il Ministero della Salute, hanno oscurato 14 siti web collocati su server esteri e con riferimenti fittizi. Su queste piattaforme erano pubblicizzate e messe in vendita anche in lingua italiana medicinali sottoposti a particolari restrizioni all'utilizzo clinico. La voce di Amy Stewart per la canzone Esseri Umani, attorno al musicista friulano Diego Cal, altri 160 artisti uniti nella più grande orchestra virtuale del lockdown italiano. È uscito appunto su tutti i canali social il video di Riempiamo il Silenzio, un progetto musicale nato nel lockdown per dare voce ai tanti artisti chiusi in casa, impossibilitati a suonare nei teatri e palcoscenici di tutto il mondo, e per dire grazie a chi è impegnato ancora oggi nella lotta al Covid-19. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.